Nel 1776, questa grande nazione decise che il conflitto era l'unico modo per proteggere il diritto alla vita, la libertà e la ricerca della felicità. Se solo i padri fondatori ci vedessero ora. Da Antietam ad Amiens, da Okinawa ad Anchorage, abbiamo lottato. E ora la minaccia rossa è alle porte. La democrazia stessa rischia il collasso totale. Ecco perché oggi, 4 luglio 2076, a 300 anni dalla nascita della nostra grande nazione, celebriamo il completamento del Vault 76. Questo enorme rifugio sotterraneo è stato progettato dalla Voltec. Ma lo avete costruito voi, rispettabili americani, per far sì che se le bombe dovessero annientare ogni cosa, il nostro modo di vivere perduri. Ma non tutti si salveranno. Solo i migliori della nostra nazione potranno entrare in questo Vault. Poiché quando la guerra sarà finita e la polvere radioattiva si sarà posata, sarà ora di ricostruire. Non solo i muri, non solo gli edifici, ma i cuori, le menti e infine l'America stessa. Mentre siamo qui, preghiamo che il mondo conosca la pace. Ma se il nostro destino fosse una guerra inevitabile, sappiamo che insieme, qui nel Vault 76, il futuro inizia ora. Sono il soprintendente. Spero che la festa di ieri vi sia piaciuta, anche a chi ha un po' esagerato e a chi si è svegliato a fatica. Ma è ora di uscire. Siamo segregati da troppo tempo. Oggi è la giornata della rigenerazione. È quasi ora di andare, ma non dimenticherò mai il giorno del vostro arrivo al Vault 76. Provenite da ogni genere di esperienza, razza, colore e ceto sociale. Ma c'è una cosa che vi accomuna. Siete il meglio che questo paese ha da offrire. Ma cosa più importante, sarete sempre la mia famiglia.
Voi avete il compito di ricostruire l'America. Bella responsabilità, vero? Sappiate che la volta che è fiera di voi, io sono fiera di voi. Mentre ascoltate queste parole, io sono già partita da diverse ore. Ho la mia missione da compiere qui nella Palacchia. Mangiare carne cruda? Sovrintendente, passo. Mangiare carne cruda irradiata? Pessima idea! Il messaggio si ripeterà tra 24 ore. Avaria del sistema. Ricorda, assumi Radix per scongiurare l'avvelenamento da radiazioni e Radeway per curarlo. Non sei stanca anche tu di quel messaggio, signora? Si ripete da mesi, ogni mattina. Niente comodità là fuori? Le vuoi? Te le costruisci. Festa ieri sera, vero? È stato bello vedervi tutti insieme un'ultima volta, ubriachi, felici, senza pensare a una morte che potrebbe giungere da un momento all'altro. Attenzione cittadini, attacco nucleare imminente. Abbandonare la zona il prima possibile. Grazie per la collaborazione. Registro del soprintendente, o forse dovrei dire comunicazione diretta, perché chiunque sia all'ascolto ha avuto il coraggio di venirmi a cercare. Ma mi fa piacere che tu l'abbia fatto. Mi serve il tuo aiuto. Mi è stato affidato un incarico e, contro il regolamento, ti dirò di che si tratta. Perché se c'è una cosa che ho imparato in questi anni, è che dobbiamo sostenerci a vicenda.
In Appalachia esistevano 3 silo nucleari attivi, prima che arrivassero le bombe. Hanno distrutto il mondo. Non deve più accadere. Perciò dobbiamo trovare e rendere sicuri i silo, costi quel che costi, sperando che il prezzo non sia troppo alto. Ma sono passati 25 anni. Non so cosa troveremo là fuori, e nemmeno da che parte cominciare. La mia direttiva era di raggiungere l'insediamento più vicino e valutare la situazione. Allestirò un camp il prima possibile. Ci vediamo là. Lavoro di squadra, le fondamenta dell'America. Guarda me, sono nato grazie alla collaborazione. Alcuni li chiamano incarichi, ma a me piace definirli talenti. Auf Wiedersehen! Vaya con Dios! Buen viaje!